Salve a tutti, dice lettori, benvenuti ad un nuovo video. Oggi voglio recensire il secondo romanzo di Robinson Crusoe, che si intitola Le ulteriori avventure di Robinson Crusoe. Io ho l'edizione completa e questo secondo romanzo è stato pubblicato nel 1720 in Inghilterra per la prima volta ed è di Daniel Defoe, mentre in Italia io ho l'edizione del 2014. E, come il primo romanzo, anche questo ha come genere l'avventura e i viaggi per il mondo, anche se in numero maggiore rispetto al primo libro. E qua però manca la sopravvivenza, che era molto presente nel primo romanzo. Infatti Robinson Crusoe in quel romanzo lì vive per molti anni su un'isola deserta, mentre qui il protagonista fa moltissimi viaggi intorno al mondo. Come ho detto all'inizio del video, in questo libro qui la trama è molto più semplice rispetto al primo romanzo, ovvero Robinson Crusoe, ormai anziano, è ritornato in Inghilterra dopo 30 anni o anche più di assenza, decide di ricominciare a viaggiare per mare assieme a suo nipote, ovvero il figlio di un suo fratello, e quindi di andare in tutto il mondo, sia per osservare, per vedere la maestosità delle opere delle altre popolazioni, e sia per un suo volere, e anche per mercanzia, per vendere oggetti, comprare oggetti, guadagnare un po' di soldi per poi tornare a casa. E questa sua voglia di viaggiare non riesce a controllarla, è più forte di lui. I personaggi sono quasi gli stessi: abbiamo Robinson Crusoe, ormai ultra sessantenne, poi abbiamo Venerdì, il suo servo, presente già dalla seconda metà del primo romanzo, e poi abbiamo un vecchio portoghese che sarà presente nella seconda metà di questo libro, e il nipote di Robinson Crusoe, e vari altri personaggi come i marinai inglesi, scozzesi, spagnoli, portoghesi e via dicendo. L'ambientazione va dalla fine del primo romanzo, quindi nel 1690 circa, fino al 1704. In questi anni Crusoe viaggia per il mondo fino al suo ritorno in Inghilterra definitivamente, per poi riposare con tutti i suoi averi e tutte le sue ricchezze. E i luoghi di ambientazione sono moltissimi: si va dall'Asia al Sud America all'Africa e anche ovviamente in Europa. Ho dato questo romanzo come voto 8 su 10 perché è un romanzo veramente ottimo, però manca di qualcosa. Non è lo stesso romanzo scritto da Defoe come il precedente. Il precedente è stato molto più interessante sia per le descrizioni sia per i temi trattati, mentre nella seconda parte della storia abbiamo più descrizioni dei paesaggi e meno temi affrontati, se non la virtù e l'umiltà. In più ci sono varie altre situazioni che sono degli spoiler, quindi non voglio parlarne adesso, ma ne parlerò in quella sessione apposita. La scrittura è più o meno la stessa del primo romanzo, quindi scritto in prima persona, così da far sembrare che sia tutto vero, in realtà è una finzione, e i luoghi sono molto interessanti da leggere, da sapere, ma come dice Crusoe stesso non fa una descrizione dettagliata, anche se ne parla molto. Questo mi ha dato un po' fastidio perché c'è più descrizione che azione rispetto al primo romanzo, e in più nella prima parte del secondo libro per circa 100 o anche più pagine parla di come funziona il tutto sulla sua isola, che ha lasciato in mano ai mutinati inglesi e anche a degli spagnoli, e come è stata divisa. E questo, sinceramente, 200 pagine per descrivere l'isola è un po' troppo secondo me, quindi ecco il voto che ha meritato. E ora direi di passare agli spoiler, così vi spiego le altre motivazioni del perché ha un voto molto più basso rispetto al primo romanzo. Quindi, se non volete sentire gli spoiler, saltate questa parte e guardate il minuto che vi indicherò qui sopra. Per chi invece volesse ascoltarli, continui con la visione del video. Dunque, prima di tutto ho veramente odiato la parte in cui Venerdì viene ucciso da dei selvaggi che incontrano sulle coste africane o brasiliane, se non ricordo bene. Ma non il fatto che
ne disse sia stato ucciso, ma il fatto che Clouseau ha limitato pochissime pagine, anzi una pagina sola, alla sua funerale, alla sua, ai suoi lacrime verso il suo servo, che l'ha servito per tutta la vita e che sarebbe morto per lui. Infatti così è successo. Cioè, a me ha dato molto fastidio perché non ha dato giusto spazio a Venerdì in questo secondo libro. Infatti dall'inizio del libro fino alla sua morte lo incontriamo pochissime volte rispetto al primo romanzo. Un'altra motivazione che ha fatto scendere il voto da 10 a 8 è stato che Crusoe, pur di far passare i pagani al cristianesimo, brucia un idolo cinese di una popolazione appunto in Cina, e sono il Chao Taung, qualcosa del genere, il nome dell'idolo, e lo brucia di fronte ai sudditi. E questo non credo sia molto di essere molto d'accordo con questa azione, perché c'è libertà di espressione, c'è libertà di parola, c'è libertà di pensiero, di religione, per il mio parere, non deve essere così. Cioè, in Cina hanno una loro religione, non deve essere per forza tutta cristiana. Va bene trasformare Venerdì da selvaggio pagano a cristiano, perché comunque, visto che vive con Cluso, deve imparare la religione e conoscere Dio. Però questi cinesi non c'entrano nulla con Gesù, con Dio e con tutto il resto. Loro hanno la loro religione e Cluso l'altra. Non vedo perché deve per forza distruggere l'idolo davanti ai loro occhi e farli soffrire così tanto. Infatti sono stato anche molto in disaccordo con questa scena qui. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. È risultato molto più corto rispetto all'altro, l'altra recensione, ma perché non c'è molto da dire in questo video riguardo a questo romanzo, perché ha molte cose in meno rispetto alla prima parte della storia. Infatti i temi affrontati non ce ne sono quasi per niente, solo appunto l'umiltà e la virtù, cioè di non farsi abbattere dalle ricchezze, dalle nostre passioni, ma di far valere la ragione. E questo è quanto. E spero che il video vi sia piaciuto. Oddio, il capello che vola. E spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un mi piace al video e anche alla pagina Facebook, trovate il link in descrizione. E se non siete iscritti, iscrivetevi. E come ultima cosa, vi chiedo di condividere i miei video sui vari social, così aiutate a me a crescere. Io vi ringrazio per la visione del video e noi ci vediamo ad una prossima recensione. Ciao a tutti da Giuseppe e da Giuseppe Libri.